L'imperativo era centrare i tre punti, ma per il Pineto targato a Maolo 3.0 è stato tutt'altro che facile, a dispetto della posizione in classifica, riuscire ad avere la meglio su un'attenta e determinata Aurora altocasertano. Termina 1-0 con una rete sotto misura di Paoli, ma quanta sofferenza per gli adriatici, che approcciano bene la contesa e si fanno vedere in avanti già al quinto, con il neo arrivato Minella gettato nella mischia fin da subito da Maolo nel 4-4-2 iniziale, che però spara fuori bersaglio il diagonale sul corner di Pezzotti. Si ripetono i biancazzurri al quarto d'ora, Romano scarica all'indietro, il velo di Pezzotti e il piattone di Minincleri, chiamato a svariare su tutto il fronte d'attacco, che prova a piazzarla senza fortuna. Quindi ancora il fantasista al 27esimo, se ne va per vie centrali e apre per Cascione, che prova a servire Romano sul secondo palo, ma è attenta la retroguardia campana. Nella seconda parte del primo tempo gli ospiti, che si chiudono bene in difesa, si fanno pericolosi sulle ripartenze. Al 39esimo Palumbo riceve palla sulla tre quarti, supera Cascione e se ne va tutto solo, ma non riesce ad avere la meglio su Mercorelli in uscita. Al 41esimo scontro di gioco al limite dell'area tra Lepri e Capaldo, con il giocatore campano ad avere la peggio. Si infortuna alla spalla il centrocampista ed esce lasciando il posto a Balsamo. Ultimo lampo dei primi 45 minuti al 43esimo, quando Maidana riceve dalle retrovie, prova a superare Mercorelli, cade a terra e viene ammonito per simulazione. In avvio di ripresa Maolo fa entrare Mesisca, di ritorno dall'esperienza in rappresentativa per Capaldo. Sono gli ospiti però in apertura all'ottavo a farsi vedere con una conclusione da fuori bloccata a terra da Mercorelli. Mercorelli chiamato in causa anche al 17esimo sul corner insidioso di Amabile. La risposta del Pineto al 19esimo con la rovesciata in area di Minincleri, che però termina. La gara non si sblocca, i biancazzurri faticano a trovare spazi e alla mezz'ora il Pineto rischia grosso, quando Romeo vede Mercorelli fuori dei pali e fa partire la conclusione dalla grossa distanza, che per poco non beffa i biancazzurri. Quando ormai lo 0-0 sembra concretizzarsi, però al 35esimo il Pineto riesce a sbloccare il risultato affidandosi ai suoi uomini più esperti, Minincleri a propiziare l'azione con una conclusione da fuori che costringe Vitiello alla corta respinta, sulla quale si avventa Paoli, che di testa insacca alle spalle del numero 1 campano, firmando il definitivo 1-0, che regala ai biancazzurri una vittoria casalinga che mancava addirittura dallo scorso 7 novembre. Una beffa per l'Aurora altocasertano, che ha giocato la sua onesta partita mettendo in difficoltà gli adriatici. C'è ancora tanto da lavorare per il tecnico marchigiano e subito un'altra sfida all'orizzonte, con i biancazzurri attesi mercoledì dal recupero del derby contro il Castelnuovo. Ma che ci fosse stata la sofferenza lo sapevo prima di iniziare la gara. D'altronde domenica hanno pareggiato in 10 contro il Tolentino, che oggi ha battuto il Trastevere, quindi questi risultati già lascia pensare e credere che non c'è niente di facile in questo campionato, bisogna giocare le partite. E quando poi sembra tutto scontato che il risultato, guardando la classifica, sia facilissimo, poi vi siete resi conto anche voi che così non è. Interessavano i tre punti, sono arrivati. Sicuramente possiamo fare molto meglio, la squadra giocava contratta, nervosa, più passava il tempo, più magari c'era la paura che anche oggi non arrivasse la vittoria. Secondo me la prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene sugli esterni, sull'esterno siamo andati bene con Bruno Cascione dalla parte, con Minincleri di qua, con Pezzotti, abbiamo messo diversi palloni, lì forse dovevamo essere più cattivi e incisivi sotto porta. Poi dopo sicuramente è venuto fuori qualche ripartenza della squadra avversaria, un po' ci ha messo sinceramente in difficoltà, però poi con una buona giocata abbiamo sbloccato questo risultato e l'importante era i tre punti. Ce lo domandiamo anche noi, come mai questa classifica? Noi abbiamo iniziato una nuova fase con molti under in campo. Oggi, senza nulla togliere a Pineto, perché anche loro l'hanno giocato, però credo che questa sconfitta sia immeritata, poc'anzi l'ha sottolineato stesso lei. Noi giochiamo partita per partita, vogliamo onorare questo campionato, perché fino all'ultimo, finché la matematica non ci condanna, noi ci giocheremo tutto, daremo la vita su ogni campo.